Sì, la ringrazio Presidente. Io le confesso a tutta l'Aula che sono molto orgoglioso di essere qui oggi, 18 dicembre, a discutere del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019. Perché questa, vede Presidente, lei come me che ha avuto un'esperienza nella passata consiliatura, era diventata un pochino una rarità a Roma. Era diverso tempo. Almeno un decennio che non si approvavano i bilanci di previsione per tempo, perché è importante spiegare bene a chi ci ascolta da casa. Il bilancio di previsione è il documento che mi permette di pianificare quello che io voglio fare annualmente in una città. È quindi necessario, al di là delle scadenze e proroghe di legge, votarlo entro il 31-12, perché altrimenti non posso prevedere un qualcosa che avverrà dal 1º gennaio se non l'ho pianificato, votato e finanziato in aula al 31 dicembre. Questa quindi, Presidente, che è un aspetto anche intuitivo e logico, se vogliamo, non era più un'abitudine a Palazzo Senatorio in Campidoglio. Noi abbiamo riportato questa bella e soprattutto importante e funzionale sia per i conti che per le opere che si vanno a realizzare nella città, abitudine. È importante, il bilancio di previsione capisco che è un tema talvolta difficile di cui parlarne perché non è un qualcosa che si tocca, non è un marciapiede, non è una panchina, non è un autobus, non è un cassonetto dei rifiuti, ma è il presupposto per far sì che queste cose possano funzionare in futuro, per far sì che i cantieri possano partire per tempo in città. Io penso al bilancio del mio dipartimento, del Dipartimento Mobilità. E con la scusa rinnovo ancora una volta i ringraziamenti sia all'ufficio competente, al Dipartimento Mobilità, che a Roma Servizi per la Mobilità, a Roma Metropolitane, ATAC, le nostre società partecipate. Dicevo, se penso al nostro bilancio di mobilità, è un documento che va al di là dei numeri che sono espressi su quei pezzi di carta, ma dentro c'è tutta la nostra visione di città, c'è tutta la nostra passione, la nostra determinazione, dentro ci sono le ore, i giorni di riunioni, di conferenze dei servizi, di incontri con i territori per pianificare gli interventi di mobilità sostenibile sulla nostra città. Penso quindi ai fondi che abbiamo rinnovato sulle grandi opere strategiche, penso alla metro C, penso ai corridoi della mobilità, penso ad opere più piccole ma ugualmente significative, le corsie preferenziali, le corsie ciclabili, le isole ambientali, la messa in sicurezza delle intersezioni, gli attraversamenti pedonali luminosi e tanti altri interventi importanti per rilanciare questa città. Ebbene quindi, Presidente, io mi domando prima come si faceva a pianificare, a investire, ad avere una visione sulla città se tutto questo non veniva discusso e votato per tempo. Perché, vede, l'iter per realizzare un'opera, e abbiamo la testimonianza in questi giorni perché stanno per andare a gara delle opere importantissime per la nostra città, penso al corridoio della mobilità di Viale Marconi e di Via Portuense, penso alla riqualificazione dell'ambito di San Giovanni, penso all'isola ambientale di Monti, alla corsia preferenziale a Via Marmolata e a tanti altri interventi. L'iter per portare avanti un'opera è un iter molto lungo ed è fondamentale che gli uffici sappiano il 2 gennaio, perché il 1º gennaio è festa, sappiano il 2 gennaio già su cosa devono lavorare e con quali risorse farlo. Quindi dicevo una piccola rivoluzione significativa, poi il collega Presidente della Commissione Bilancio ci dirà anche gli effetti positivi sui numeri per la nostra città, ma sicuramente per le opere è fondamentale aver riportato ordine e programmazione in questa città votando il bilancio di previsione per tempo. Ripeto, può sembrare una cosa banale perché anche una famiglia a casa, se deve pianificare l'anno successivo, le vacanze, le ristrutturazioni dell'appartamento, chiaramente lo fa l'anno prima, non lo fa il mese prima per il mese dopo, perché chiaramente si può trovare poi ad affrontare delle spese inaspettate. Quindi dicevo, pianificazione che è mancata. E di pari passo stiamo cercando con enorme fatica, con qualche difficoltà, non lo nego perché non sto certo qui a dire che tutto funzioni e che tutto vada bene, ma prima ho sentito la parola concordato. Io direi che il concordato, aver avuto il coraggio in ATAC di non continuare a mettere la polvere sotto il tappeto e dire finalmente si investe in ATAC, ma se c'è un piano di risanamento, un piano industriale serio dell'azienda, si investe in ATAC, se c'è un piano per il rientro dei debiti con i fornitori, con i creditori, è una, mi passi il termine, stelletta che questa amministrazione si deve mettere con orgoglio al petto, perché è stata una procedura difficilissima, complicatissima, rischiosissima, che ci auguriamo vada bene. Siamo
alle battute finali, ma già il Tribunale si è espresso con favore su questa misura, sostenendo anche l'attuale management e sottolineando gli aspetti positivi che sono stati fatti per rimettere in campo, per rimettere in carreggiata l'azienda. Ripeto, gli sforzi ovviamente devono essere ancora di più. In questi giorni abbiamo avuto dei problemi con le metropolitane che non nego, e anzi anche qui sfrutto l'occasione per scusarmi con i tanti utenti che in questi giorni frequentano soprattutto le vie del centro, ma è un processo di riassestamento che richiede tantissimo tempo. In ATAC abbiamo gettato le basi per farlo, penso all'aumento dei ricavi, ai nuovi autobus che arriveranno il prossimo anno, penso ai minibus elettrici che sono stati presentati proprio quest'oggi dalla sindaca e dall'assessore Meleu, quei minibus elettrici tanto apprezzati per le vie del centro storico che erano fermi a marcire nei depositi da oltre 3 anni e che invece abbiamo abbiamo avviato il recupero di questi mezzi, che riprenderanno a circolare per le nostre strade al più tardi tra marzo ed aprile. Quindi, Presidente, ripeto, stiamo dimostrando tanto coraggio, tanta determinazione, tanta passione, perché gestire la nostra città non è assolutamente facile, ma è una missione nel vero senso della parola, perché richiede sacrificio, richiede competenze, richiede dedizione, ma che stiamo veramente mettendo in campo. Ripeto, può sembrare banale, ma fino all'altro ieri anche le cose banali non avvenivano in questa città, ma votare un documento di previsione nei tempi certi significa programmare le attività di questa città, significa mettere nero su bianco che cosa si vuole realizzare, in quali tempi, con quali modalità, consentire a tutti gli uffici di lavorare da subito su obiettivi chiari e certi, e soprattutto significa ridare una prospettiva a questa città. Quindi concludo il mio intervento veramente ringraziando l'enorme lavoro che oltre agli uffici hanno fatto la Giunta, l'assessore, i colleghi di commissione, perché è anche bello dire che in questa fase c'è una partecipazione, un coinvolgimento anche dei municipi, aspetto sicuramente non banale. Quindi ecco, Presidente, rinnovo veramente l'aspetto positivo, l'impronta nuova che si sta dando in questa città e che mancava da un po' troppo tempo. Grazie.